Ciao a tutti e bentornati a questa guida di Pokémon Smeraldo da Tesi94. Allora, durante questa settimana non sono riuscito a pubblicare video perché ho avuto vari problemi scolastici e quindi sono rimasto con un Fantastico Lombre al 29, un Combusken al 31, vabbè Nikada e Nakuita al livello 7 entrambi. Ok, nei video precedenti ho sistemato anche ho sistemato ho battuto la palestra di Ciclamipoli e usato spaccarocce su due rocce per aprire il percorso. Ora mi dirigo a nord di Ciclamipoli e rompo questa roccia dove ne esce un Geodude. Prima volta che mi succede. Scappiamo da questo Geodude e continuiamo il percorso. Avevo già battuto un paio di allena no Non avevo battuto un paio di allenatori. Ok, allora li batto adesso. Uso natura forza e diventa comete. Ok, il secondo è Meryl. Uso assorbimento. Due assorbimento e il nostro Meryl è KO. Ok, abbiamo battuto Meryl. Abbiamo battuto il Pikachu. Ok, parliamo con questi due e li battiamo. Sono due reporter che alla fine ci chiederanno un'intervista e noi gliela concediamo. Ok, uso Sfuriate su Drumish e Braciere su Magnemite. Braciere le manda KO Magnemite e rimane soltanto Drumish. No, Wishmoor, scusate. Non mi ero accorto del nome. Abbiamo battuto questi due reporter. Ok, ci chiederanno un'intervista e gliela concediamo. Basta mettere sotto una parola anche a caso. Le metto Pokémon, le metto Azzurri. Tanto per dirmi una cosa. E abbiamo finito. Ora saliamo e battiamo. Se ci vuole battere. E battiamo questo allenatore. Un campeggista che manda in campo un Sandrew. Bruciapelo e tentenna e andiamo ancora forza. Sferzo scuro, natura forza e comete. Ok, abbiamo sconfitto anche questo allenatore. Ora ci dirigiamo verso di qua. Questa parte qua la farò in una parte extra e continuiamo con il nostro percorso e siamo sul percorso 111. Battiamo questo Nuzlocke. Usiamo Bruciapelo, Tentenna e usiamo Sfuriate. E va KO. L'ombre cos'è il livello 30, ragazzi? Ok, battiamo anche questa. Sembra una picnic girl. Sì. Ok, metti in campo un Tailow. Bruciapelo, Tentenna e Sfuriate. No, prima si fa attacco rapido. Sfuriate e va KO con il suo colpo. E l'ombre è a livello 30. Il secondo Pokémon è un l'ombre. E noi cambiamo e mettiamo Combusken. Bracere. Niente. Due bracere e KO. Ok, abbiamo tutta anche questa allenatrice. Ora saliamo e battiamo questi due campeggisti. Due campeggisti siamo. Ok, Numel. Usiamo Bruciapelo, Tentenna e Sfuriate e ammazziamo. Ok, seconda scelta è Machop. Ah, battiamo questo Machop. Volevo dirvi una cosa importante. Ho scelto il mio terzo Pokémon. Lo catturerò penso durante un video mentre esplorerò una grotta. Penso che catturerò Zubat come Pokémon volante, che farò evolvere in Golbat e in Crobat quando avrà raggiunto una buona amicizia. Ok, Geodude. Uso assorbimento e va KO in un suo colpo. E poi metti in campo un altro Geodude e uso di nuovo assorbimento.
abbiamo battuto anche questi due allenatori. Ok. Ah, un altro Geodude. Non ero scordato. Ok. Scoppiti tre Geodude. Ok. Allora. Vabbè. Registriamo Giuseppe Aventuriero sul Pokénav. Come vedete, questo passaggio è bloccato da Team Magma. E quindi per arrivare fino in cima dovremmo farci un giro assurdo. Ovvero dovremmo passare per il cammino ardente, farci tutto il percorso con gli allenatori verso Blu Rubia, aiutare il professore e poi si libererà il passaggio. E a quel punto dovremo battere tutti gli allenatori, tutti le reclute di Magma e il capo. È il capo di Magma. Se non faccio confusione, eh. Ok. Abbiamo finito. Ok, allora vi dico, questo video termina qui, quindi votate, commentate e iscrivetevi al mio canale. Ciao a tutti!